L'Università di Teramo ha annunciato che con l'avvio delle lezioni in presenza fissate per il 4 ottobre, oltre al controllo a campione sugli studenti voluto dal governo, verrà verificato all'ingresso il Green Pass a tutti. E proprio in vista della ripresa, come annunciato il 26 settembre, chiuderà l'hub vaccinale della ASL nel polo Gabriele D'Annunzio del campus universitario di Colleparco, in modo da riconsegnare le aule agli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche, che ripartiranno al pari dei colleghi delle altre facoltà dell'Ateneo Teramano. Dunque l'Unite si entrerà solo con il Green Pass e non solo per le normali attività didattiche, ma anche in occasione di convegni ed eventi, compresi quelli organizzati da soggetti esterni che chiederanno ospitalità. Da lunedì 4 ottobre le attività didattiche dell'Università di Teramo riprenderanno in presenza, come ormai definito da mesi. Ovviamente andiamo avanti con il controllo del Green Pass, che in questa fase è ancora manuale, poi sarà automatico, applicato a chiunque entrerà all'università. Ovviamente garantiremo la possibilità di seguire a distanza per gli studenti impossibilitati, quindi che con frutto di motivata richiesta. È importante però ricordare che l'assenza del Green Pass non è una motivata richiesta. Volevo anche ricordare un altro aspetto importante, che garantiremo la possibilità di seguire a distanza agli studenti che hanno diritto ai servizi ADSU, quindi i servizi per il diritto allo studio, e che diritto quindi alla borsa di studio, e non ancora fruitori fino al momento in cui non avranno la borsa di studio.